Il giovedì sera è solo Azzurro Italia, un caro saluto a tutti. I temi stasera non mancano perché il calciomercato sta entrando veramente nel vivo. Il nome caldissimo delle ultime ore di mercato è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Sembra ormai imminente il suo addio ai colori nero-azzurri, però c'è una notizia di serata, una notizia che sta rubando la scena persino a Romelu Lukaku. Vi faccio vedere un po' su tutti i siti al volo, poi approfondiremo tutto nel dettaglio. Clamoroso, rottura tra Messi e il Barcellona, lo vedete anche nella nostra banda, Messi non rinnova, questa è una notizia che è arrivata pochi minuti fa. Secondo me questa cosa di Messi del Barcellona è la conferma che nel calcio, non ancora dopo il Covid, ma dentro il Covid, sono saltate veramente tutte le marcature, non ci sono più punti di riferimento, non è più vero nulla e dobbiamo entrare bene in questa logica, perché evidentemente se Messi non rinnova con il Barcellona facendo saltare una trattativa epocale, significa che davvero tutti, molti dei più importanti pappafichi del calcio in questo momento vengono mollati. Pietro? Ma prima era nell'aria già dell'anno scorso. Il tema resta, sono d'accordo con Suma, però il tema resta chi si può permettere di pagare stipendi così faraonici. La stessa affare Lukaku, stiamo parlando di 120, 130, 150 milioni di euro. In un momento di difficoltà economica per tutti, si parla di fair play finanziario e poi arrivano dei personaggi da una parte che pretendono stipendi faraonici, pur giocando sì e no. Dall'altra, chi si può permettere, sceicchi essenzialmente, rompendo qualsiasi regola, di comprare e di fare offerte ai giocatori, perché offrire 15 milioni, quanto sono a stagione, a Lukaku, trovo in questa fase storica ottimo per il giocatore, però evidentemente salta qualsiasi schema. Lo stesso per Messi, si tratta, dubito che sia un affare dietro Romero, a meno che i due si siano fidanzati durante la Coppa America. Ma credo che ci sia altro ben sotto, probabilmente il giocatore del Barcellona sa che non è più il Messi di una volta. Sì. Dall'altra c'è qualcuno che è disposto a pagare, perché qui si parla solo di soldi. Sei rientrato oggi giusto in tempo per collegarti con noi No, e se per quello commentare. mi hanno chiamato che ieri sera ero al mare, hanno detto Lukaku, l'Inter, una società allo sfascio, non ha saputo Però trattenere Conte, non Luigi sa mio. trattenere Lukaku, cioè per quello mi avete rotto le scatole anni in vacanza, non c'è Caro problema. il mio Luigi, io mi ricordo i tuoi collegamenti e ti ho chiamato apposta perché tu ci accusavi, e qui c'è testimone Mauro Suma, ti ricordi quando lui diceva: ah, mi fate collegare per dirmi e va via Lukaku, e va via Lautaro, e va via questo, e va via quest'altro, e tu continuavi a dire: ad oggi l'unico che è andato via è Hakimi. Poi tu non contavi Conte perché per te è stata una festa l'addio di Antonio Conte, però la situazione è Oriol. questa: non abbiamo ancora l'ufficialità dell'addio di Romelu Lukaku, ma tutto ci fa pensare che entro 48 ore Lukaku vestirà un'altra maglia. Io dico che nessun giocatore al mondo può valere 150 milioni di euro, no? Perché è una cifra da matti in un mondo che è ancora peggiorato perché la chiusura degli stadi, il calo dei fatturati, eccetera, ha portato a un restringimento delle attività economiche delle società perché hanno meno soldi da spendere. Ecco, come dicevo prima il collega, a fronte di questo guaio del Covid, no, sono esplosi le cifre, allora Lukaku gli danno 15 milioni o 13 o 14, quello che è. Quindi di conseguenza vale 140, 130, 150, non lo so, è una follia, è una follia. Sì, però Poi Luigi, lo abbiamo. sai che le cifre sono folli. Il City sta pagando No, Grealish più di 100 milioni. le cifre sono folli perché quelli della UEFA hanno detto 2 mesi fa che la Superlega era una porcheria. E Esatto. che il calcio era dal basso, il calcio era del popolo. Ormai ho perso le speranze, forse proprio questo. Cioè, io capisco che 130 milioni un calciatore va venduto perché col periodo di pandemia, di Covid, eccetera, eccetera, bisognava, diciamo, con tutti i debiti che abbiamo, poi non ci nascondiamo. 15 milioni di ingaggio l'Inter non glieli può prospettare, quindi diciamo che se dobbiamo seguire la logica, Lukaku dovrebbe essere ceduto, però se mi vai a togliere la spina dorsale e mi vendi Hakimi e mi vendi Lukaku e fra poco mi vendi Lautaro e poi mi vendi Barella, allora dimmi tu, il povero Inzaghi che subentra adesso, come
con chi deve giocare l'anno prossimo. Io poi non so la tua posizione su Antonio Conte, però a mio avviso io Conte... Su Antonio Conte comincio a dargli ragione, perché se è andato in quella maniera, evidentemente già da Villa Bellini l'anno scorso aveva capito qualcosa. Cavi, dai, Donato. Il problema è molto... Non voglio neanche sentire nominare, per cortesia, che non farmi arrabbiare Donato inglese, Mauro. Aspetta, Furini. Quindi il Cardi non te lo possiamo nominare. Quando te lo nominiamo ti accendi, Donato. Il problema è che tu adesso hai 10 giorni per risolvere un problemone, se mai dovesse concretizzarsi l'addio di Lukaku. Cioè, non è che stai tanto lì a fare le alchimie sul futuro, questo e quell'altro. Devi portare a Inzaghi un giocatore che abbia un valore, anche perché a Inzaghi avevi promesso che invece quel giocatore non sarebbe partito. Quindi non è semplice. Di quello che succede adesso, può capitare ragazzi, abbiamo venduto Ronaldo, il fenomeno, cioè, e comunque sia, siamo andati avanti, no? Si può capitare quella roba lì. Il problema è che se quella cosa lì poi diventa la normalità, perché il sistema di business non funziona e bruci centinaia di milioni tutti gli anni, non è che puoi andare avanti così, devi sistemarla quella cosa lì, altrimenti è ogni 6 mesi un trapianto di non dico cosa, cioè è montato così, un circo in un attimo. Si è chiuso proprio dentro qua, pop, ha tirato giù la serranda. Poi mi spieghi, adesso poi, ci ritroviamo con gli interisti, Fede, in studio. Che lo fa domani mattina, sì. Faccio una società di calcio, sì. Prendo Messi e non lo pago. Guarda, non che gli pago lo stipendio, che ti giuro che vinco lo scudetto. Quindi secondo anch'io. Te non hanno preso, ti giuro che vinco lo scudetto anch'io. Quindi secondo te non hanno preso gli stipendi. Non pago il giocatore. Quindi secondo gli te dico, non hanno preso gli stipendi. Ma Fabri, ma è vera la notizia che devi dare ancora 50 milioni a Manchester United? Ma guarda che tutti i giocatori si pagano a rate, eh? Non è mica la prima volta. Ma ancora 50 milioni dopo due anni? Si pagano a rate. Che rate sono? I giocatori si pagano a rate. Chiesa non è ancora la Juventus. Capito, professore, ma sono 2 anni. Ma certo. 2 anni ancora 50. Ma tu per milioni. Tonali hai chiesto di dimezzare le rivali. Ma per, certo, per favore, ma certo, per favore, non paghiamo più. Bene i conti, certo. No, facciamo bene i conti. Impara. Hai chiesto lo sconto. Impara. Hai chiesto lo sconto. Impara. Hai chiesto lo sconto. A guardare la lira, impara. Hai chiesto lo sconto. Che c'hai quasi quindi, 1 miliardo di euro di debiti, impara. Tutti hanno le loro rogne, tutti impara che te a fare i conti. Tu non è che sei. No, a fare i pagherò. Nella meraviglia. Barcellona ha già pronto il filmato da Dio. Ragazzi, il Barcellona aveva già pronto il filmato da Dio per colpa del tetto salariale. Nicolò, sì, può essere il classico casus belli, sicuramente dietro questo tetto salariale il Barcellona ci sta un po' giocando, perché ricorderete che aveva chiesto a Messi di rinnovare dimezzandosi però lo stipendio. E tra l'altro il papà di Messi, è vero, Messi è abbastanza in vista, però il papà di Messi oggi era a Barcellona, ha incontrato Joan Laporta, il papà Jorge, che è anche il manager della Pulce, e non c'era l'intesa comunque economica sui numeri del contratto e anche sulla commissione. Vedi. Quindi sicuramente ci sono dei problemi. È vero anche che un anno fa, però ricorderete, in questi tempi c'era un altro presidente, ma Messi annunciò l'addio con tanto di post social e poi la situazione rientrò. Quindi comunque prima di dire al 100% che Messi non sarà al Barcellona, aspettiamo, perché c'è anche un po' un gioco delle parti in questo momento con delle schermaglie economiche. Nel mezzo però attenzione al PSG.